Oggi vado a cambiare i filtri del GPL, tutti e due. Questo è il filtro che sta qua sotto, il filtro dell'elettrovalvola, fase liquida, e poi c'è il filtro prima degli iniettori, fase gassosa, che dentro c'è la cartuccia da cambiare. Allora, l'elettrovalvola ha uno spinotto là dietro, eccolo lì. Va staccato lo spinotto, poi vanno staccati questo raccordo qui, l'altro raccordo qui, va staccato all'entrata questa vite e poi l'elettrovalvola viene fuori, si stacca dalla staffa e poi dopo si apre il banco. Lo spinotto l'ho staccato. Il raccordo allentato, uscirà un po' di gas, quello che c'è rimasto nel tubo. Poi c'è l'altro raccordo qui, che è questo. Allentato anche questo. Comunque bisogna tenere fermo la parte sotto perché gira, quindi tenere fermo con un'altra chiave da 14 e allentare i raccordi sopra. Quelli attaccati all'elettrovalvola di qua e di qua, tenendo fermo questo qua da dietro con due chiavi, quindi staccato tutto, anche lo spinotto. Adesso rimane questa vite qua e poi viene giù dentro valvola. Una volta allentato la vite, si apre e poi dentro abbiamo il filtro. Questa è la parte dell'elettrovalvola che rimane tutta intera, poi abbiamo il filtro dentro. Eccolo qui, tirato fuori, era dentro così. Ecco il filtro. Questo filtro ha 15.000 km. È messo così. Dentro vediamo lo sporco, poi dentro c'è anche questo magnete, è un magnete quello lì, rimane attaccato qui nella parete, ci deve essere. Abbiamo una guarnizione qui, questa qui, poi ne abbiamo un'altra qui all'interno e poi abbiamo l'altra guarnizione qui attaccato nella battuta qui dell'elettrovalvola. Questo è il kit del filtro nuovo con che vado a cambiare. Adesso io dentro ho pulito tutto per bene, ho soffiato tutto. Anche sotto dappertutto, la calamita deve stare dentro in questo modo che se la tira dentro il filtro poi quando si chiude, ecco così il filtro dentro. Adesso vado a chiudere. C'è anche l'OR che va qui, mi raccomando, poi gli altri OR li ho già messi, eccolo qui, è tutto pronto per essere montato. L'elettrovalvola ha un altro OR dalla parte dietro, eccolo qui, eccolo chiuso, cambiato il filtro, gli OR tutti, il filtro vecchio, gli OR erano un po'
un po' secchi, un po' non erano messi bene, insomma. Adesso cambio l'altro filtro, vado a staccare quel tubo lì per prima e lo tiro un po' in qua, poi c'è il sager, ecco, lì c'è il sager da togliere e viene fuori quel pezzo lì. Questo è il sager da togliere. Ecco tolto. Alla fine ho deciso di tirarlo fuori tutto. Ho staccato il tubo direttamente dal rail qua degli iniettori. Adesso, eccolo lì. Lo tiro fuori tutto e lo apro sul banco. Così è meglio, perché non c'è spazio lì, c'è da rompersi le dita. Adesso qui il sager l'avevo già tolto, già da quando ero attaccato là. Adesso mi manca solo aprirlo e cambiare la cartuccia dentro. Da questa parte non mi viene fuori, non so perché è troppo duro, troppo stretto. L'ho aperto da questa parte. Ecco il filtro. Ecco il filtro vecchio, anche questo ha 15.000 km. È un po' sporco, un po'. Sì, però ne ho visto di peggio. Questo è il filtro nuovo. Questo va al filtro nuovo. Lo metto qui. Poi va qui. Dentro nella sede ci ho dato una pulita perché c'era un po' di sporco di unto. Pulito, soffiato, adesso metto dentro il filtro. Messo dentro, chiuso tutto. Adesso lo vado a mettere su. Ho finito di montare tutto, montata l'elettrovalvola, stretto bene i raccordi di qua e dall'altra parte, messo anche lo spinotto qua dietro, messo anche l'altro filtro, stretto bene tutto, andiamo di qua, eccolo qui, anche l'altro tubo. Chiuso tutto per bene, stretto. Direi che è finito. Tutto a posto, adesso metto anche il filtro dell'aria che ho smontato per fare un po' di spazio. Ho messo lo straccio qui. Adesso finisco di montare tutto e quindi ho finito. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.